Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7. Allora, come preannunciato, questa mattina durante la lettura dei giornali e poi confermato sui canali social, è un gran piacere ritrovare Claudio Antonelli, La Verità, Panorama e, fra le mille cose, responsabile della piattaforma digitale. Ciao Claudio, come stai? Bene, grazie. Buonasera a te, buonasera a tutti. Allora, al termine di una giornata rovente che è cominciata con una velina del Comitato Tecnico Scientifico che, preso in mezzo allo scontro, ha platealmente sconfessato due ministri, Patuanelli e La Gelmini, che dicevano: ma il coprifuoco ce l'ha chiesto il CTS? Il CTS dice no. Matteo Salvini intensificava il pressing, accompagnato anche delle regioni per accelerare e ampliare l'orizzonte delle riaperture. Il fronte chiusurista ha spinto in direzione opposta e diciamo che la partita è finita male perché Draghi ha fatto sapere che non si tocca niente e la Lega è orientata all'astensione in Consiglio dei Ministri. Claudio, questa è la fotografia che possiamo fare alle 19:02 minuti. Cosa ti risulta e soprattutto che analisi fai della situazione? Ahimè, perfetta la fotografia. È così. Il testo, diciamo, prendiamolo ancora con le pinze, ma dovrebbe confermare la bozza circolata ieri, per cui una serie di novità burocratiche e altresì la conferma di una linea politica che già c'era. Permettimi di dire che sapere che il coprifuoco, sottoscrivo tutto quello che hai detto. Andrei oltre: il fatto che il coprifuoco possa passare alle 23 rispetto alle Certo. 22 mi fa veramente ridere, perché Certo. abbiamo avuto l'ennesima conferma che il coprifuoco non ha alcuna matrice scientifica, non ha alcun senso, non ha alcuna legittimità, perché qual è il senso del coprifuoco ai fini della battaglia contro il Covid? Paradossalmente vorrei dire: più tu tieni aperto, più tu spalmi la presenza delle persone in luoghi diversi, in tempi diversi, meno hai possibilità di contatti. Dall'altra parte stiamo accettando il fatto che, io ho letto di un rappresentante politico apparentemente del centrodestra, che oggi diceva: ma no, diamo la possibilità alle 23 per rientrare, allora se uno va a cena, se viene fermato, può esibire lo scontrino fiscale di dove è stato a Certo. cena, eccetera, eccetera. Ma no, ma di cosa stiamo parlando? Non c'è dubbio, non Cioè, c'è io dubbio. non devo giustificare la mia presenza, o sto commettendo una violazione sanitaria, ma non è quello il caso. Ma soprattutto qui il tema di fondo è che il coprifuoco va rimosso. Non c'è dubbio. Abbiamo avuto paesi europei che si sono battuti contro il coprifuoco. Questo è un tema, è vero che è molto più facile criticare che essere costruttivi, però questo è un tema fondamentale. Ma sinceramente, dimmi la tua, quanto pesa, diciamo, l'incapacità di alcuni di ricordare i principi, vorrei dire, minimi elementari di libertà, che uno non deve andare in giro col lasciapassare in tasca, o pesa tanto l'incomprensione della realtà di un'impresa? Ma come possono pensare che il titolare di un ristorante sostenga i costi dell'apertura di una cucina, del cuoco, dell'aiuto cuoco, dei camerieri e poi a pochi minuti dalle 22 manda tutti a casa? Ma che idea c'hanno? E perché poi il passaggio tra il dramma e la farsa è molto sottile, perché poi a quel punto applichi una legge o non la applichi, oppure la approvi ma non la fai applicare. Cioè, il tema è proprio questo, a un certo punto ritorniamo alla sostenibilità economica del paese. Certo. Che poi alla fine si arriva sempre lì. Tu puoi chiudere, sigillare un paese per un po' di tempo, spingerlo verso l'immunità di gregge in modo artificiale con i vaccini, ma qui bisogna ammettere, e questo è un tema politico di fondo, è che noi abbiamo perso un anno, e chi ci ha governato fino al governo precedente ha buttato via un anno di Certo, vita per gli italiani, perché poi questo è il tema. Cioè, certo. siamo ripartiti da capo e questo è il tema.
Però se azzeri un anno di PIL, poi diventa molto difficile. Diventa molto difficile, questo è il tema di fondo. E quindi è capire quando di fronte, adesso c'è una realtà completamente di nuovo, un Parlamento stravolto da questo eccezionale sostegno della maggioranza al governo Draghi, e quindi bisogna capire quali sono i pesi e i contrappesi della democrazia da qui in avanti, e non solo per il coprifuoco. Ecco, allora portiamoci avanti, scattata diciamo questa fotografia assai negativa e preoccupante sulla giornata, questa è la situazione alle 19.07 e così ve la rappresentiamo, portiamoci avanti col lavoro perché poi questo decreto, per altro verso il decreto che realisticamente sarà varato dopodomani venerdì sui sostegni bis, altri temi arriveranno in Parlamento. Tu che idea ti sei fatto diciamo della navigazione parlamentare prossima? Tempi strettissimi, norme che si ingolfano e necessità di mettere a confronto, e questo è un discorso più filosofico, cioè i tempi necessari per il normale dialogo e la normale prassi parlamentari con i tempi imposti da una pandemia. Quindi questo è un tema di fondo indipendentemente dal governo. Nello specifico. Pensiamo a questa mattina il generale, il nuovo commissario all'emergenza e al Covid, il generale Francesco Figliuolo, è stato sentito dal Comitato per la Sicurezza Parlamentare, Ecco, ecco, ecco. al tempo che è composto da 8 membri e non da 10, perché due si sono dimessi, uno vicepresidente di Fratelli d'Italia e l'altro un rappresentante di Forza Italia. Ne sono 8, quindi a sentirlo erano tutti rappresentanti della maggioranza. In contemporanea, 40 costituzionalisti hanno chiesto alla Presidente Casellati di prendere atto di questa anomalia. Hai un Presidente che è il precedente Presidente leghista che sta in maggioranza, hai un comitato interamente rappresentante della maggioranza che dovrebbe essere lì a fare le pulci al commissario nominato dal governo. Certo. È molto difficile mantenere, come dire, il doppio ruolo, il cane da guardia e il sostituto fuori dal comitato, ma indipendentemente dalle persone coinvolte, non No, è quello il tema. certo. Il tema è proprio questo, avere pesi e contrappesi democratici in un momento di emergenza come quello della pandemia. E per cui o si accorcia l'emergenza, e questo l'Italia non è stata in grado di farlo, oppure bisogna bene stare attenti che questi pesi e contrappesi restino in vita. Ti chiedo una previsione proprio su come finisce la partita del Copasir, perché 2 settimane fa l'attuale presidente, che tale vuole rimanere Volpi, ha interpellato i presidenti delle Camere. I presidenti delle Camere, diciamo la verità, non hanno fatto un figurone tirando fuori una nota che più o meno si concludeva dicendo si mettano d'accordo i partiti e si rimane in questo stato che poi però ha portato sia il membro di Fratelli d'Italia sia un membro di Forza Italia a dimettersi. Comunque l'organo è in una situazione anomala come tu descrivevi, si può andare avanti molto così? Sinceramente non sono in grado di risponderti. Ci sono delle, è chiaro, appunto, questo è un riflesso di uno strano Parlamento, che da un certo punto di vista è vero che la Presidenza spetta a Fratelli d'Italia, dall'altro non è possibile immaginare che l'altro pilastro del Copasir è la pariteticità. Non è possibile immaginare, cioè 5 membri di maggioranza e 5 di opposizione. Non è possibile immaginare che nei 5 di posizione siamo tutti Fratelli d'Italia, perché a quel punto diventa un modo per monopolizzare il comitato. A questo punto, in questi giorni, uno si aspettava un intervento del Colle. C'è stata un'agenzia stampa che ha riportato fonti vicine al Colle, una sorta di moral suasion. Io sinceramente non ho capito se fosse diretta in un senso oppure nell'altro. Dell'altro. Fatto sta che lo stesso Salvini aveva detto azzeriamo tutto, però questo non è avvenuto, si sono dimessi solo in due, gli altri sono rimasti lì. Per cui l'appello di oggi dei 40 costituzionalisti è molto forte ed è diretto alla Presidente Casellati, la quale dovrà rispondere presumibilmente.
Certo. Allora, Claudio, siamo in chiusura. Vogliamo fare un'anticipazione sulla verità di domani prima di salutarci? Beh, sicuramente avremo pagine dedicate alle tematiche che abbiamo affrontato in questi minuti, pagine dedicate alla Superlega o all'ex Superlega, che è praticamente già naufragata, e altri, è un tema. Io personalmente sto cercando in questi momenti di finire un articolo dedicato a una nuova strategia europea nell'Indo-Pacifico. Quindi il tema è Cina, ecco, indirettamente. E allora, o direttamente. Anche questo versante di politica internazionale. E allora ricordiamo, per chi vorrà, domani mattina alle 7 la lettura dei giornali sarà con me Francesco Galietti, ma l'appuntamento più importante è in edicola con la doppia opportunità di prendere La Verità e, per chi non l'avesse preso già oggi, di prendere anche Panorama. Buona serata a tutti, grazie e buon lavoro a Claudio Antonelli. Grazie Claudio, a presto. Grazie mille a tutti. Grazie, buona serata.